Lascia un mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Durante l'ultima puntata della Vita in diretta, trasmessa il 24 febbraio 2023, Antonella Del Pino, inviata di Alberto Matano, ha comunicato la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Secondo quanto dichiarato dalla giornalista, l'ufficio stampa della clinica Paideia, dove il giornalista era ricoverato, ha delegato tutti gli aggiornamenti alla Fascino, l'ufficio stampa della De Filippi. Durante il programma è stato rivelato che Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si sono salutati a lungo, per l'ultima volta in mattinata. I funerali di Maurizio Costanzo si svolgeranno lunedì 27 febbraio presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. La cerimonia funebre avrà inizio alle 15 e sarà possibile seguirla in diretta su Rai 1. Alberto Matano ha invitato molti ex colleghi di Maurizio Costanzo, provenienti dal cast di Buona Domenica, per rendere omaggio al defunto giornalista durante la Vita in diretta. Dopo la notizia della morte di Costanzo, Rai e Mediaset hanno modificato la loro programmazione. Durante la trasmissione, Claudio Lippi si è commosso e ha espresso parole di stima e rispetto per l'ex collega. Tra gli ospiti presenti in studio anche Paola Barale, Massimo Lopez e Roberta Capua, che ha descritto Maurizio Costanzo come un grande ascoltatore, sempre presente ma discreto durante le sue interviste. Infine, l'ex moglie di Costanzo, Marta Flavi, ha pubblicato una vecchia foto insieme a lui sul suo profilo Instagram, esprimendo il suo sgomento per la sua perdita. Maurizio Costanzo non era apparso in TV da un po' di tempo, ma era ancora presente in radio. Il suo programma televisivo più longevo, il Maurizio Costanzo Show, era stato interrotto a ottobre 2022 e la sua ultima intervista in collegamento da remoto fu rilasciata a Silvia Toffanin. Costanzo aveva deciso di saltare una puntata speciale a causa di una linea di febbre, ma aveva rassicurato i fan che avrebbe continuato il programma la settimana successiva. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.